mattina, amici di Mercato Totale, buon agosto a tutti, ma soprattutto buon agosto a Virgilio Montorio. Buon agosto a tutti. Direttore generale di Maico Italia e ovviamente con una vecchia conoscenza di Mercato Totale, e cioè Ennio Merla, direttore commerciale di Marco Italia, di Marco, buonanotte, di Maico Italia, oltre che di Elicent e di Nair. Ho detto tutto, vero Ennio? Sei contento così? Sì, è così, per esteso è meglio. Per esteso è meglio, va bene, d'accordo. Allora, buongiorno, grazie di partecipare a questa trasmissione che ogni mattina d'agosto propone delle facce note del mondo elettrico. Voi lo sapete che dobbiamo raccontare al nostro pubblico che cosa farà la vostra azienda da qui alla fine dell'anno, cioè da settembre a dicembre. E in quel tutto io racchiudo la vostra partecipazione a fiere, le vostre varie attività, ma anche e soprattutto i prodotti che introdurrete sul mercato. Avete 5 minuti a disposizione e chi di voi due vuole cominciare? Beh, comincio io se vuoi, Giancarlo. Allora, generale, andiamo per ordine gerarchico. Gerarchico, ok. Iniziamo col dire che stiamo parlando di un prossimo futuro che porta con sé una valanga di incertezze, e se vogliamo stare con Oscar Wilde possiamo dire che nulla è più inaffidabile che non le previsioni, specialmente se sono riferite al futuro. Però noi abbiamo fortunatamente l'idea abbastanza chiara di quello che vogliamo fare, e sicuramente intendiamo lavorare su tre fronti. Uno, che è quello di portare avanti una politica di branding molto forte che abbiamo iniziato già 2 anni fa, ma stiamo intensificando giorno dopo giorno, raccogliendo risultati che sono visibili e misurabili, tra l'altro, perché sai, la visibilità è una bella cosa, ma poi bisogna anche misurare i risultati. E poi lavoriamo su due fronti, sia quello della ventilazione industriale, che ci stiamo spostando su ventilazioni antincendio, ventilazioni per atmosfere potenzialmente esplosive, lavorando in settori sempre più di nicchia, che però sono altamente remunerativi e che richiedono specializzazioni che per nostra grazia ci vengono riconosciute, e dall'altro canto lavoriamo sulla ventilazione domestica, ma con un riguardo particolare, anzi vorrei dire con molto riguardo, a quello che è l'efficientamento energetico delle abitazioni, sia delle abitazioni private che le abitazioni commerciali, e non ultimo le scuole, perché in questo tempo si è parlato moltissimo di finestre aperte, e noi sappiamo benissimo che la ventilazione, sì, una volta la si faceva con le finestre aperte, ma oggi possiamo anche fare un passettino in avanti e fare qualcosa di meglio. Ennio, il tuo direttore generale ha messo molta carne al fuoco, mi sento di poter dire che non avrai molto tempo per riposarti nei prossimi mesi. No, infatti io, nonostante le calde temperature, mi tengo allenato anche fisicamente, continuando la mia attività di runner, ma questo anche perché è propedeutico alle attività, perché queste buone intenzioni, questi progetti poi ricadano sul mercato e vadano a servizio dell'intera filiera. Infatti noi ci sentiamo partner dei nostri clienti, ci sentiamo partner dei nostri vari interlocutori, sia essi il mondo della progettazione che il mondo dell'installazione, che la nostra rete di vendita e la rete di vendita dei nostri distributori. Quindi abbiamo un'intensa attività di formazione e informazione, magari anche a distanza. Ringraziamo anche Mercato Totale, che anche in questo senso ci fa da tramite, e i risultati ci stanno dando ragione. Quindi alle buone intenzioni proseguono le nostre crescite molto sostenute in doppia cifra l'anno precedente, ma anche nei primi 6-7 mesi di quest'anno. Direttore Montorio, mi pare che Maico Italia non si astenga in nessuna maniera dalla ricerca ossessiva dei soggetti che possono usufruire dei vostri prodotti. Giancarlo, ti dico di più. In questo periodo la filiera logistica è disastrata al massimo. La nostra forza finora, oltre la qualità, che questa la mettiamo come per data, è la capacità di consegnare. La capacità di consegnare che viene da una strategia che è cominciata qualche anno fa di verticalizzazione,
che ci consente di avere un maggiore controllo sulla filiera produttiva che abbiamo alle spalle e anche sulla filiera distributiva a valle. E di conseguenza riusciamo ad essere molto più pervasivi del mercato e questo giustifica anche la crescita a doppia cifra che il signor Merola stava testimoniando. Il fatto è che veramente essere verticalizzati, essere quasi indipendenti nel settore della fornitura e della subfornitura è una chiave fondamentale per il successo di oggi e stiamo di conseguenza intensificando il Made in Italy, perché ci stiamo facendo quante più cose possibili in casa, cercando di scrollarci di dosso quella filosofia del Move to China che ha caratterizzato gli anni 2000 e anche gli anni 90. Ho capito. Bene, i nostri 5 minuti sono finiti, ma vi do ancora un piccolo spazio, perché io vorrei sentire parlare Merola e dirmi che mi dica, dove lo potrò incontrare in questi mesi in giro per l'Italia. Sicuramente dai nostri distributori, in particolare quelli di materiale elettrico, e sulla piazza, diciamo, a fianco della nostra rete di vendita che noi supportiamo abbondantemente attraverso anche il nostro servizio di assistenza tecnica commerciale che abbiamo in sede e che è un po' il nostro fiore all'occhiello. Noi siamo ancora un'azienda dove si può e si deve parlare con le persone. Direttore Montorio, per concludere, mi pare che il mercato finora sia andato benissimo quest'anno, cifre iperboliche sento fare, a suo avviso continuerà questa bolla fino alla fine del 2022 oppure ci sarà un rallentamento? Il rallentamento ci sarà senz'altro, perché non fosse che per la crisi di governo che c'è in corso, che crea delle incertezze, quindi non sappiamo che fine faranno i vari super bonus, però sicuramente si è innescato un volano che ci vorrà diversi mesi per poterlo rallentare, per cui io sono pienamente confidente che per la fine dell'anno 2022 forse risentiremo di qualche punto percentuale in meno, ma non vedo preoccupazioni particolari. Avete guadagnati talmente tanti che non ve ne sa nessun dolore, insomma. Li spende tutti mia moglie, quindi non ci sono problemi. Allora, grazie Ennio Merola, direttore commerciale di MyFit. Grazie a voi, grazie a te Giancarlo. Grazie al direttore generale Virgilio Montorio. Grazie Giancarlo. Buon agosto a voi e ci vediamo dopo le vacanze. Grazie.